benvenuto in Chiacchiere in TV, ultime notizie. Iscriviti al canale e diventa parte della mia community. Sono l'avatar di Alfonso Signorini. Lunedì 18 settembre è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello 2023, che ha regalato agli spettatori un mix di sorprese, emozioni e nomination. Il primo momento clou della serata è stato la sorpresa per Alex Schweizer. Il marciatore, che nella casa continua ad allenarsi nella speranza di poter partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha ricevuto la visita della moglie Katrin Freund, che lo ha abbracciato e sostenuto in un momento difficile della sua vita. Prima di vivere le emozioni del campione olimpico, Alfonso Signorini ha chiamato a confronto Beatrice Luzzi e Rosie Chin, protagoniste negli ultimi giorni di alcuni dissapori. Le due GF-ine hanno chiarito le loro divergenze e si sono scusate a vicenda, dimostrando di voler andare avanti con il rapporto. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri VIP? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. Poco dopo i riflettori si sono spostati su Fiordaliso, che ha raccontato la sua storia e il rapporto con i genitori. La cantante ha rivivendo gli ultimi momenti trascorsi con loro e ha promesso di vivere il reality con leggerezza e divertimento, nella speranza di assaporare quell'adolescenza che non ha mai avuto. La terza puntata del Grande Fratello ha poi approfondito le riflessioni di Angelica Baraldi sul burrascoso rapporto con il padre. La ragazza ha raccontato di come la separazione dei genitori abbia influito sulla sua vita e ha espresso il desiderio di fargli vedere chi è veramente. Si è poi passati ai verdetti della serata. Il pubblico ha deciso di mandare Grecia Colmenares a rischio eliminazione, salvando gli altri concorrenti finiti in nomination durante la scorsa puntata. Gli inquilini sono stati poi chiamati a nuove nomination e i più votati sono stati Beatrice Luzzi, Arnold Cardaropoli, Lorenzo Remotti e Vittorio Menozzi. Il meno votato dal pubblico dovrà misurarsi proprio con Grecia. Vota nei nostri sondaggi e partecipa alle nostre premiere per farti sentire parte della community. La terza puntata del Grande Fratello ha confermato le dinamiche di gioco che si sono delineate nelle prime settimane. Alex Schweizer continua ad essere il protagonista indiscusso della casa, mentre Beatrice Luzzi e Rosie Chin sembrano aver superato i loro dissapori. Fiordaliso e Angelica Baraldi, invece, stanno iniziando a farsi conoscere dal pubblico e a conquistare la simpatia degli altri GF-ini. Ecco i risultati delle nomination di puntata. 1. Beatrice Luzzi, 7 voti. 2. Arnold Cardaropoli, 5 voti. 3. Lorenzo Remotti, 4 voti. 4. Vittorio Menozzi, 3 voti. Il meno votato dal pubblico dovrà misurarsi con Grecia Colmenares, che è stata mandata a rischio eliminazione dal pubblico. La prossima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 25 settembre, decreterà chi dovrà lasciare la casa. Ciao, a presto! Chiacchiere in TV. Chiacchiere in TV, ultime notizie.
Iscriviti al canale e diventa parte della mia community. Sono l'avatar di Alfonso Signorini. Il GF VIP è uno dei reality show più popolari in Italia, e come ogni reality show che si rispetti, non è esente da polemiche e scandali. Una delle polemiche più recenti è stata quella sull'uso di droghe leggere da parte di alcuni concorrenti. La vicenda ha avuto inizio nel 2023, quando alcuni concorrenti del GF VIP 6 sono stati accusati di aver fatto uso di marijuana nella casa. Le accuse sono state fatte da alcuni ex concorrenti del reality, che hanno rivelato di aver visto i loro colleghi fumare marijuana. Le accuse sono state confermate anche da alcuni paparazzi, che hanno immortalato alcuni concorrenti mentre fumavano marijuana all'interno della casa. La produzione del GF VIP ha inizialmente negato le accuse, ma successivamente ha ammesso che alcuni concorrenti avevano fatto uso di marijuana all'interno della casa. La produzione ha però precisato che non si trattava di un uso di droga in senso stretto, ma di un uso occasionale e non dannoso. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri VIP? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. La vicenda ha suscitato un forte dibattito pubblico, con molti che hanno criticato il comportamento dei concorrenti e la produzione del reality show. Alcuni hanno anche chiesto la squalifica dei concorrenti coinvolti. La produzione del GF VIP ha deciso di non squalificare i concorrenti coinvolti, ma di sanzionarli con un provvedimento disciplinare. I concorrenti sono stati infatti costretti a svolgere dei lavori socialmente utili all'interno della casa. La vicenda ha comunque segnato un punto di svolta per il GF VIP, che ha visto aumentare le critiche nei confronti del reality show. La polemica sull'uso di droghe leggere da parte dei concorrenti del GF VIP ha sollevato diversi interrogativi. Innanzitutto, è stato messo in discussione il ruolo del GF VIP come reality show. Il reality show è infatti un programma che si propone di raccontare la vita reale dei concorrenti, ma l'uso di droghe leggere è un comportamento che non è considerato accettabile dalla maggior parte della società. Vota nei nostri sondaggi e partecipa alle nostre premi chat per farti sentire parte della community. In secondo luogo, la vicenda ha sollevato dubbi sulla capacità del Grande Fratello VIP di controllare il comportamento dei concorrenti. La produzione del reality show ha dichiarato di aver fatto tutto il possibile per prevenire l'uso di droghe leggere, ma le accuse di alcuni ex concorrenti e dei paparazzi hanno messo in discussione questa affermazione. Infine, la vicenda ha sollevato dubbi sulla responsabilità dei concorrenti. I concorrenti del Grande Fratello VIP sono persone adulte e responsabili, e devono essere in grado di valutare le conseguenze delle proprie azioni. La polemica sull'uso di droghe leggere da parte dei concorrenti del Grande Fratello VIP è stata una vicenda complessa e controversa. La vicenda ha sollevato diversi interrogativi sul ruolo del Grande Fratello VIP come reality show, sulla capacità della produzione di controllare il comportamento dei concorrenti e sulla responsabilità dei concorrenti stessi. Sei d'accordo nell'uso delle droghe? Chiacchiere in TV. Ultime notizie. Seconda puntata del Grande Fratello 2023, condotta da Alfonso Signorini, è andata in onda su Canale 5 venerdì 15 settembre. La puntata è iniziata con l'ingresso di sei nuovi concorrenti: Fiordaliso, Arnold Cardaropoli, Valentina Modini, Ciro Petrone, Heidi Baci e Claudio Roma. Fiordaliso, cantante italiana di fama internazionale, ha raccontato di essere entrata nella casa per sfidarsi e per dimostrare di essere ancora una donna forte e determinata.
Arnold Cardaropoli, creator digitale di origini ghanesi, ha parlato della sua passione per la moda e della sua voglia di conoscere nuove persone. Valentina Modini, influencer e imprenditrice, ha detto di essere una persona solare e positiva, sempre pronta a divertirsi. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri VIP? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. Ciro Petrone, attore noto per il suo ruolo nella serie televisiva Gomorra, ha svelato di essere un uomo timido e riservato. Heidi Baci, imprenditrice nel mondo nautico, ha raccontato di essere una donna indipendente e determinata. Claudio Roma, imprenditore del wellness, ha detto di essere un uomo romantico e passionale. Durante la puntata, Paolo Massella ha vissuto un momento di forte emozione quando ha parlato di sua madre, alla quale è talmente legato da affermare di cercare una donna che le assomigli caratterialmente. Partecipa alle nostre premiere per farti sentire parte della community. Alfonso Signorini ha anche annunciato l'ingresso nelle prossime puntate di un altro concorrente d'eccezione, Giampiero Mughini. Al termine della puntata, l'esito delle nomination ha sancito che Rosy Chin, Giselda Torresan, Grecia Colmenares e Vittorio Menozzi si sfideranno al televoto e il meno votato sarà a rischio eliminazione. La seconda puntata del Grande Fratello 2023 ha regalato ai telespettatori nuovi colpi di scena e sorprese. L'ingresso di 6 nuovi concorrenti ha arricchito il cast e ha contribuito a creare nuove dinamiche tra i concorrenti. L'appuntamento è per la prossima puntata, in onda lunedì 18 settembre. Chiacchiere in TV. Ultime notizie. Iscriviti al canale e diventa parte della mia community. Salve, sono l'avatar di Carlo Conti, la seconda puntata di Uomini e Donne, iniziata il 12 settembre 2023, ha regalato al pubblico un'atmosfera da fiaba. I protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island, Giuseppe Ferrara e Gabriella Chieffo, hanno fatto il loro ritorno in studio e hanno annunciato il loro fidanzamento. La coppia, originaria di Scafati, in provincia di Salerno, ha raccontato di aver vissuto un momento di crisi durante il reality, ma di essere poi riuscita a superare le difficoltà e a ritrovare l'amore. Poco prima di un filmato dedicato alla sua dolce metà, Giuseppe ha chiesto curiosamente di andare in bagno. Al suo ritorno in studio, si è inginocchiato davanti a Gabriella e le ha fatto la proposta di matrimonio. La donna ha accettato e i due sono stati accolti da un'ovazione del pubblico. Temptation Island ha fatto il miracolo, ha esclamato Gabriella, tra le lacrime di gioia. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri VIP? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. La proposta di matrimonio di Giuseppe e Gabriella ha incantato i telespettatori e ha portato un po' di romanticismo in uno show che spesso è caratterizzato da litigi e drammi. Oltre alla proposta di matrimonio, la seconda puntata di Uomini e Donne ha visto anche l'arrivo di due nuovi tronisti, Christian Forti e Brando. Christian, 22 anni, è un ragazzo determinato a superare le fragilità dopo la separazione dei genitori. Brando, invece, è un sportivo e maestro di sci che ha passato l'infanzia a Miami. I due tronisti hanno subito attirato l'attenzione delle dame presenti in studio, ma sembrano avere gusti molto diversi.
Christian ha dichiarato di essere interessato a ragazze semplici e sincere, mentre Brando ha detto di essere attratto da donne eleganti e raffinate. Vota nei nostri sondaggi e partecipa alle nostre premi che ci ha per farti sentire parte della community. Nel Trono Over, Silvia ha raccontato di aver lasciato il programma con Sabino, con il quale aveva vissuto una relazione lampo di sole 48 ore. La donna ha definito Sabino attore professionista e ha spiegato che l'uomo non ha saputo gestire la distanza tra Bari e Torino. Mi sono sentita presa in giro da frasi romantiche, film. Mi aveva bloccato il telefono. C'è un messaggio chiaro in cui mi diceva, non so stare senza il rapporto fisico, non riuscirei a avere un rapporto fatto di messaggi, telefonate, ha detto Silvia, visibilmente amareggiata. Sabino ha replicato brevemente, prima di lasciare lo studio, salvo poi tornare appena prima la fine della puntata. La seconda puntata di Uomini e Donne si è conclusa con un bilancio positivo. La proposta di matrimonio di Giuseppe e Gabriella ha regalato un momento di gioia e romanticismo, mentre l'arrivo dei due nuovi tronisti ha promesso nuove storie d'amore. Ciao, a presto! Chiacchiere in TV. Ultime notizie. Sono l'avatar di Carlo Conti. La prima puntata del Grande Fratello 2023 ha segnato un nuovo inizio per il reality show più famoso d'Italia. Dopo anni di VIP e influencer, il programma è tornato alle origini, con un cast di persone comuni e una maggiore attenzione alle storie dei concorrenti. La puntata è iniziata con l'ingresso in scena dei primi concorrenti, Paolo Masella, un macellaio romano di 25 anni, Giselda Torresan, un'operaia veneta di 35 anni, Rosy Chin, un influencer cinese di 28 anni, Alex Schweizer, il campione olimpico di marcia, Beatrice Marchetti, una modella 23enne, e Massimiliano Varrese, un imprenditore 30enne. I concorrenti sono stati accolti da Alfonso Signorini e dalla sua opinionista, la giornalista Cesara Buonamici. Signorini ha sottolineato che questa edizione del GF sarà diversa dalle precedenti, con un maggiore focus sui concorrenti e sulle loro storie. Nelle prime ore nella casa, i concorrenti hanno avuto modo di conoscersi e di iniziare a formare le prime amicizie. Lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri VIP? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. Paolo si è subito rivelato un personaggio simpatico e spontaneo, mentre Giselda ha conquistato tutti con la sua simpatia e la sua dolcezza. Al termine della prima puntata, Alfonso Signorini ha dato l'annuncio più temuto dai concorrenti, le nomination. Le donne sono state chiamate a coppia in confessionale, ciascuna coppia ha scelto un uomo da tenere nella casa. I tre uomini che non sono stati scelti da nessuna donna sono stati mandati a vivere nel tugurio, la parte più scomoda e sporca della casa. I tre uomini eliminati sono Giuseppe Garibaldi, un uomo di 70 anni con una storia di vita molto particolare, Lorenzo, un calzolaio romano con un carattere vivace e irriverente, e Vittorio, un personal trainer di 35 anni con una forte personalità. I tre uomini hanno deciso di portare con sé nel tugurio Samira Lui e Anita Barbieri, due donne che hanno legato fin da subito. Il pubblico è chiamato a scegliere il proprio preferito tra i concorrenti. Partecipa alle nostre premi che ci ha per farti sentire.
alle prossime nomination. Il televoto chiuderà venerdì 15 settembre, in occasione della seconda puntata del GF. Analisi della prima puntata. La prima puntata del GF 2023 è stata un successo. Il pubblico ha apprezzato il ritorno alle origini del programma, con un cast di persone comuni e una maggiore attenzione alle storie dei concorrenti. I concorrenti presentati nella prima puntata sono stati tutti molto diversi tra loro, per età, professione e carattere. Questo ha contribuito a creare un gruppo eterogeneo e interessante, in cui ogni spettatore può trovare un personaggio con cui identificarsi. Alfonso Signorini ha fatto un ottimo lavoro come conduttore. Ha saputo gestire il gruppo di concorrenti con equilibrio e ironia, e ha creato un'atmosfera coinvolgente e divertente. La scelta di far partire subito le nomination è stata azzeccata. Ciao, a presto! Chiacchiere in TV. Ultime notizie. Iscriviti al canale e diventa parte della mia community. Sono Avatar di Carlo Conti. Dopo la fine del reality, i due si sono lasciati più volte, ma hanno sempre ritrovato la strada per tornare insieme. L'ultima indiscrezione su Oriana e Daniele risale al 2 settembre 2023, quando si è diffusa la voce che la coppia fosse di nuovo sul punto di separarsi. Il motivo della rottura sarebbe stato un gesto di Daniele, che avrebbe bloccato Oriana sui social. L'ex GFina ha risposto a questa notizia in modo insolito, pubblicando su Instagram una foto di lei e Daniele insieme con la didascalia: "Non importa cosa succede, io e lui ci amiamo". Questa dichiarazione ha smentito la rottura, ma ha anche alimentato i dubbi dei fan, che si chiedono se Oriana e Daniele siano davvero in grado di superare le loro differenze. Lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri VIP? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. Oriana e Daniele sono due persone con caratteri molto forti. Oriana è una donna indipendente e sicura di sé, che non ha paura di dire quello che pensa. Daniele, invece, è un uomo più riservato e introverso. Queste differenze sono state spesso fonte di tensioni nella loro relazione. I due hanno litigato spesso, e in alcuni casi si sono anche lasciati. Tuttavia, l'amore che provano l'uno per l'altra è sempre stato più forte delle loro divergenze. Non è chiaro cosa riserva il futuro alla coppia. Oriana e Daniele hanno dichiarato di essere intenzionati a continuare a stare insieme, ma è difficile dire se riusciranno a superare le difficoltà che hanno affrontato in passato. Se riusciranno a trovare un modo di comunicare e a comprendersi meglio, potrebbero costruire una relazione solida e duratura. Vota nei nostri sondaggi e partecipa alle nostre premiere per farti sentire parte della community. In caso contrario, la loro storia potrebbe concludersi con un altro addio. La psicologia può offrire qualche spunto di riflessione sulla storia di Oriana e Daniele. I due si trovano probabilmente in una situazione di attaccamento ambivalente. Questo tipo di attaccamento è caratterizzato da sentimenti di amore e odio nei confronti del partner. Oriana e Daniele si amano profondamente, ma sono anche incapaci di comunicare in modo sano. Questo porta a litigi e incomprensioni, che spesso sfociano in separazioni. Per superare questa situazione, Oriana e Daniele dovrebbero lavorare sul loro modo di comunicare. Dovrebbero imparare a esprimere le proprie emozioni in modo assertivo, senza paura di ferire l'altro. Se riusciranno a farlo, potrebbero costruire una relazione più sana e soddisfacente. Ciao, a presto! Ya
Chiacchiere in TV. Ultime notizie. Iscriviti al canale e diventa parte della mia community. Mara Venier, la conduttrice più amata dagli italiani. Dopo 17 anni alla guida della storica trasmissione di Rai 1, la Venier lascerà il timone a settembre. Tra i nomi più accreditati ci sono Alessia Marcuzzi, Antonella Clerici, Lorella Cuccarini. In un'intervista recente, la Marcuzzi ha dichiarato di essere interessata alla proposta. Domenica In è un programma storico e prestigioso, ha detto. Sarebbe un'esperienza stimolante e gratificante. La Marcuzzi è una conduttrice affermata, con una lunga carriera alle spalle. Conosce bene il mestiere e sa come gestire un programma di intrattenimento di successo. Simpatia e carisma. La Marcuzzi è una donna solare e simpatica, con un grande talento per intrattenere il pubblico. Sa creare un clima di complicità con gli ospiti e con i telespettatori. La Marcuzzi ha una grande capacità di entrare in sintonia con il pubblico. Sa comprendere i gusti e le esigenze degli italiani e sa proporre programmi che incontrano il loro favore. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri VIP? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate e rispettate del panorama televisivo italiano. Ha una lunga carriera alle spalle, durante la quale ha dimostrato di saper condurre con successo programmi di diversi generi, dall'intrattenimento alla cucina, dal varietà alla musica. La Clerici ha una grande capacità di entrare in empatia con il pubblico. È una persona solare e spontanea, che sa creare un clima di complicità con gli ospiti e con i telespettatori. Inoltre, ha un grande carisma e una naturale predisposizione alla leadership, che la rendono la figura ideale per guidare un programma come Domenica In. La Clerici è anche una professionista molto preparata e competente. Ha una profonda conoscenza del mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento, che le permette di proporre programmi di qualità e di intrattenere il pubblico con successo. Per tutte queste ragioni, Antonella Clerici sarebbe una scelta ideale per la conduzione di Domenica In. Partecipa alle nostre premiere per farti sentire parte della community. Lorella Cuccarini è una conduttrice molto popolare in Italia, con una lunga carriera alle spalle. È una donna solare, simpatica e con un grande talento per intrattenere il pubblico. La Cuccarini ha già avuto esperienza nella conduzione di programmi di intrattenimento di successo, come Buona Domenica e Domenica In. In questi programmi, ha dimostrato di saper gestire il palco con sicurezza e di creare un clima di complicità con gli ospiti e con i telespettatori. Inoltre, la Cuccarini è una professionista molto preparata e competente. Ha una profonda conoscenza del mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento, che le permette di proporre programmi di qualità e di intrattenere il pubblico con successo. Per tutte queste ragioni, Lorella Cuccarini sarebbe una scelta ideale per la conduzione di Domenica In. La sua esperienza, la sua professionalità e la sua capacità di intrattenere il pubblico la rendono la candidata perfetta per guidare questo storico programma di Rai 1. Ciao, a presto! Chiacchiere in TV. Ultime notizie. Della mia community. Mirta Merlino è la conduttrice di Pomeriggio 5, il programma di informazione e intrattenimento di Canale 5.
La Merlino è una giornalista di lungo corso, con una grande esperienza in televisione, ma la sua conduzione del programma non ha convinto il pubblico. I motivi sono diversi. Innanzitutto, la Merlino è spesso accusata di essere troppo aggressiva e polemica. In uno studio televisivo dove si discute di argomenti spesso delicati, come la politica, la cronaca nera o la cronaca rosa, la Merlino tende a prendere posizione in modo netto, spesso scontrandosi con gli ospiti. Questo suo modo di fare può risultare fastidioso per molti telespettatori, che preferiscono una conduzione più imparziale. In secondo luogo, la Merlino è accusata di essere troppo superficiale. Il suo programma è ricco di notizie e di ospiti, ma spesso le discussioni sono superficiali e poco approfondite. La Merlino non dà spazio a approfondimenti e analisi, preferendo concentrarsi sui momenti più spettacolari e controversi. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri VIP? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. Infine, la Merlino è accusata di essere troppo ripetitiva. Il suo programma segue sempre lo stesso schema, con ospiti che si alternano a servizi giornalistici. Questo può rendere il programma noioso e ripetitivo per chi lo segue da tempo. Di fronte a queste critiche, la Merlino ha sempre difeso la sua conduzione, affermando di essere una giornalista libera e indipendente che non ha paura di prendere posizione. Tuttavia, le critiche non accennano a diminuire, e il pubblico sembra sempre più disaffezionato al programma. La conduzione di Mirta Merlino ha fatto sorgere in molti telespettatori la nostalgia di Barbara D'Urso, che ha condotto Pomeriggio 5 per molti anni. D'Urso era una conduttrice molto popolare, che riusciva a tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori. Il suo programma era ricco di notizie, di ospiti e di momenti di intrattenimento, e riusciva a coniugare informazione e spettacolo in modo efficace. Partecipa alle nostre premi goccia per farti sentire parte della community. Barbara D'Urso ha documentato su Instagram la sua misteriosa partenza in aereo dall'Italia, prima anticipando l'inizio di una nuova avventura e qualche ora dopo annunciando il suo trasferimento a Londra. Molti telespettatori sperano che un giorno D'Urso possa tornare a Pomeriggio 5 e che possa riportare il programma agli antichi fasti. Mirta Merlino è una giornalista di grande talento, ma la sua conduzione di Pomeriggio 5 non ha convinto il pubblico. Le critiche sono diverse. La Merlino è accusata di essere troppo aggressiva, superficiale e ripetitiva. Di fronte a queste critiche, la Merlino ha sempre difeso la sua conduzione, ma il pubblico sembra sempre più disaffezionato al programma. In molti telespettatori sperano che un giorno Barbara D'Urso possa tornare a Pomeriggio 5 e che possa riportare il programma agli antichi fasti. Chiacchiere in TV. Partecipa. Amica o amico, evviva, sei giunto alla fine del video. Di seguito ci sono i consigli ad altri video. Ci rende felici per il gradimento. E per restare aggiornati iscriviti e attiva la campanella. Cosa ti costa? Se vuoi mantenere il legame che ci unisce, non puoi rifiutarti di farlo. Metti un bel like. Non sai di cosa sono capace. Un caloroso saluto da Gossipino e dalla mia passerina. E torna a trovarci presto. Se davvero ci tieni a me, devi farlo. Ciao amica o amico.
ti va di guardare altri video, clicca sul filmato scelto. Se ami il gossip e i social, noi pubblichiamo video tutti i giorni. È stato un piacere averti qui. Torna a trovarci, ti aspettiamo. Ciao ciao.